Bentrovati. Vi vado a spiegare brevemente la realizzazione di questo piccolo scialletto che ho fatto con delle rimanenze di cotone. All'incirca sono 70 grammi che ho lavorato con l'uncinetto del numero 3. È una lavorazione molto semplice, rete d'Irlanda a 7 catenelle con fiori 3D inseriti direttamente nella lavorazione della rete. Di tutte e due trovate i tutorial sul canale e vi lascerò anche nella info box sotto questo video i link rispettivi dei due tutorial. Questa è una lavorazione a specchio, sono partita da una punta e una volta che avrete stabilito la misura totale della parte superiore che andrà sul collo e sulle spalle, una volta che avete stabilito quella misura, partite con il lavoro e arrivati a metà dei centimetri di quella misura, comincerete con le diminuzioni per lavorare l'altra parte a specchio. Mi raccomando, quando fate questa operazione, dovrete lavorare per la parte di chiusura esattamente gli stessi giri che avete lavorato per la prima parte. I fiori non hanno una collocazione specifica, ma sono stati posizionati in modo casuale sulla rete laddove mi piaceva la loro collocazione, mentre per la parte esterna, vedete, sono stati invece inseriti in modo regolare ogni 11 giri. I fiori vanno lavorati sempre sul dritto del lavoro e nel giro in corso di lavorazione. Voi, se dovete usare delle rimanenze di cotone e ne avete poco, il consiglio che vi posso dare è quello di fare due gomitolini di pari peso. Usate il primo gomitolo ad esaurimento e con il secondo attaccate per fare la parte finale dello scialletto. Io devo ancora lavarlo e bloccarlo, intanto vi spiego come procedere. Partiamo con il cerchio magico. Per chi fosse poco pratico, anche di questo trovate il tutorial sul canale. Mi aggancio al filo e blocco con un punto bassissimo. Partiamo con l'inizio del lavoro con 3 catenelle che andranno a sostituire sempre la prima maglia alta. Carico il filo, rientro nel cerchietto e lavoro 3 maglie alte. 2 e 3, che con le 3 catenelle iniziali vanno a formare un blocco di 4 maglie alte. Lavoro 3 catenelle di separazione, 2 e 3, carico il filo e lavoro il secondo blocco di 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle di separazione. Questa è la sequenza che andremo a ripetere per altre 2 volte. L'ultimo archetto del giro per andarlo a chiudere lo lavoriamo in questo modo con una catenella, carichiamo il filo e una maglia alta sulla terza delle 3 catenelle iniziali e siamo pronti per ripartire con la lavorazione del primo giro. Stringo, vedete, la codina del cerchio magico e ripartiamo con la lavorazione. Per il primo giro andiamo a lavorare 3 catenelle per sostituire il primo punto alto, carico il filo, vedete che abbiamo l'archetto che abbiamo appena chiuso con la maglia alta, entriamo in quest'archetto e lavoriamo 2 maglie alte. Questa sarà la parte che poi poggerà sul collo e che andremo a lavorare sempre allo stesso modo. Gli archetti centrali sono composti da 7 catenelle, quindi vado a lavorare l'archetto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto tutto il blocco di maglie alte, vado nell'archetto successivo e lavoro un punto basso. 7 catenelle per l'archetto 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7, carico il filo, salto tutto il blocco di maglia alta e vado a lavorare nell'archetto 3 punti alti. Catenelle, 3 punti alti, sempre tutti lavorati nello stesso archetto. Questa invece, il doppio ventaglio di 3 maglie alte, è la parte esterna che va a costituire la punta dello scialletto, e su questa parte andremo a lavorare anche i fiori ogni 11 giri. Voltiamo il lavoro e partiamo con il secondo giro. Con dei punti bassissimi ci portiamo al centro dell'archetto stesso, quindi una catenella, vado nel secondo punto e chiudo con un punto bassissimo. Ne vado nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, vado al centro dell'archetto e lavoro un punto bassissimo. E da qui ripartiamo per il secondo giro, con 3 catenelle per la prima maglia alta, 2 maglie alte per il primo ventaglio, 3 catenelle di separazione, carico il filo e lavoro il secondo gruppo di 3 maglie alte. E 3. L'archetto di 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, chiudo con un punto basso. 7 catenelle e chiudo con un punto basso. 7 catenelle. Carico il filo e lavoro un punto alto sui 3 punti alti successivi. 1, 2 e 3. Vedete che già incomincia a prendere forma. Voltiamo il lavoro e partiamo con il terzo giro. Dal terzo giro in poi, e per tutti i giri dispari, il primo archetto non viene lavorato, ma lo sostituiamo con una catenella ed una maglia bassa chiusa immediatamente nel primo archetto. Vi faccio vedere. 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, 2 maglie alte sulle 2 maglie alte successive. Una catenella, un punto basso nel primo archetto. Questo sarà l'archetto che noi lavoreremo dal terzo giro in poi e per tutti i giri dispari. In questo modo non effettuiamo l'aumento nella parte del collo, ma verranno effettuati gli aumenti soltanto nella parte dove abbiamo il doppio ventaglio di 3 maglie alte. Continuo con gli archetti centrali a 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vado nell'archetto e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, carico il filo e vado a lavorare il doppio ventaglio separato da 3 catenelle. 2 e 3, 3 catenelle e 3 maglie alte. E abbiamo concluso anche il terzo giro. Come avete potuto notare, io l'avvio non l'ho contato, ma ho iniziato a contare i giri dalla lavorazione delle maglie alte. Primo giro, secondo giro e terzo giro. Vi ricordo che i fiori vanno lavorati sui giri dispari, quindi
nei giri di andata. Per quanto riguarda la rete centrale, la collocazione dei fiori è del tutto casuale. Decidete voi dove collocarli e in corso di lavorazione, sempre dei giri dispari, andrete a lavorare i vostri fiori sparsi sulla rete e 11 giri lavoreremo i fiori sulla parte esterna dello scialle. Io lavoro un poco di giri e vi faccio vedere come lavorare il fiore esterno. Per quelli sulla rete potete seguire il tutorial di cui vi ho lasciato il link sotto questo video. Se vi è più comodo, posizionate dei marcatori per sapere laddove andare a collocare e i fiori sulla parte esterna del lavoro e quali giri andare a ripetere. Io ho posizionato il marcatore sul terzo giro perché dal quarto in poi la nostra lavorazione sarà ripetitiva e andremo a lavorare alternando il secondo e il terzo giro. Quindi il quarto giro sarà uguale al secondo, il quinto giro sarà uguale al terzo e così via. Nei giri dispari vi ricordo che il primo archetto non viene lavorato, mentre nei giri pari andremo a lavorare tutti gli archetti, compreso quello iniziale. Ho lavorato un poco di giri e sono all'undicesimo. Nella rete centrale i fiori andate a posizionarli in modo casuale laddove ritenete più opportuno. Ricordatevi di lavorare l'archetto precedente a quello in cui andrete a posizionare il fiore con le 7 catenelle di separazione. Nell'archetto in cui avete deciso di fare il fiore, lavorerete il punto a V intorno al quale andrete a lavorare il fiore e continuerete fino a terminare il giro. Io sono alla fine dell'undicesimo giro e vado a lavorare l'ultimo archetto con le 7 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nell'archetto che separa i due gruppi di maglie alte e lavoro il mio punto a V, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. Intorno a questo andremo a lavorare anche il fiore esterno, allo stesso modo in cui lavoriamo quello sulla parte centrale della rete. Ve lo faccio rivedere, poi al limite andate a consultare il tutorial che trovate già sul canale per fare un poco di esercitazione. Lavoro le 4 catenelle per il primo punto alto doppio. Io ruoto il lavoro per mia comodità e andiamo a lavorare i primi due petali intorno alla maglia alta di chiusura del punto a V. Quindi lavoro il primo petalo, lavoro il secondo. Con un punto bassissimo ci andiamo ad agganciare alla prima maglia alta che apre il punto a V. In questo modo io comunque ruoto sempre il lavoro per mia comodità e intorno a questa andiamo a lavorare gli altri due petali. Lavoro il primo, vado a lavorare il secondo,
sempre intorno alla maglia alta di apertura del punto a V, e vedete che questa parte sono le catenelle di separazione che danno lo spazio al punto a V. Con un punto bassissimo ci andiamo ad agganciare anche su questa parte e vado a lavorare il petalo di chiusura del fiore. Trovate voi il sistema più comodo per come lavorare i fiori esterni. Io vi posso dire che un buon sistema è quello di ruotare il lavoro per avere ben visibile laddove andare a lavorare. Chiudo con le 4 catenelle l'ultimo petalo. Vedete che siamo ritornati in alto laddove avevamo cominciato. Piego i due petali esterni, come facciamo per quelli centrali, carico il filo e vado a lavorare il mio doppio ventaglio sempre nello spazio dove abbiamo appena lavorato il fiore esterno. Quindi carico il filo, entro nelle catenelle di separazione del doppio ventaglio sottostante e vado a lavorare il ventaglio di questo giro. Una maglia alta, ne lavoro altre due per il primo blocco, le 3 catenelle di separazione e chiudo con le altre 3 maglie alte e 3. E in questo modo abbiamo lavorato e il fiore sulla parte esterna e il ventaglio di chiusura del giro. Vi ricordo che il fiore io l'ho lavorato ogni 11 giri, quindi alla fine dell'undicesimo giro ho lavorato il fiore esterno. Volto il lavoro e vi faccio vedere il giro di ritorno. Il giro di ritorno lo lavoriamo in questo modo. Con dei punti bassissimi raggiungiamo il centro del doppio ventaglio, lavoriamo il ventaglio, sistemiamo il fiore sulla parte del dritto lavoro e il primo archetto lo andiamo a chiudere. Lavoro le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Il primo archetto lo andiamo a chiudere nell'archetto che precede il fiorellino. Salto tutto il fiore, me lo sistemo sul davanti. Salto tutto il fiore, entro nell'archetto che segue il fiore e vado a chiudere con un punto basso. Vedete che dietro al fiore abbiamo l'ultimo archetto nel quale andremo a lavorare nel giro di andata. Continuo con le 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nell'archetto successivo e chiudo con un punto basso. Questo è il giro di ritorno, quindi è il giro pari e andremo a lavorare tutti gli archetti così come si presenta. Sono alla fine del giro pari, il dodicesimo, e andiamo a lavorare anche l'ultimo archetto con le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Carichiamo il filo, 3 punti alti sui 3 punti seguenti. E questo è il giro pari. Voltiamo il lavoro. Io vi consiglio di posizionare un marcatore sul dodicesimo giro perché è anche il giro dal quale ripartiremo a contare per gli 11 giri
per poi andare a ripetere il fiore. Quindi questo giro, oltre ad essere il dodicesimo, è anche il primo dal quale ricomincerete a contare gli 11 giri per la lavorazione del fiore esterno. Andiamo ad iniziare quindi il tredicesimo giro. 1, 2, 3. Carico il filo, lavoro le due maglie alte. Ed essendo il tredicesimo, quindi il giro di andata è un giro dispari, il primo archetto non lo lavoriamo. Una catenella, un punto basso nel primo archetto. E ricominciamo con la lavorazione. Arrivati a metà dei centimetri che avete stabilito per la lunghezza del vostro scialle, andremo ad effettuare le diminuzioni. Io proseguo un pochettino il lavoro per poi farvi vedere come diminuire, quindi come andare a degradare il lavoro fino ad arrivare di nuovo ad avere la punta come quella di partenza. Ho lavorato ancora qualche giro e adesso vi faccio vedere come andare ad effettuare le diminuzioni per far degradare il lavoro e quindi lavorare a specchio. Facciamo conto che io abbia raggiunto la metà dei centimetri che ho stabilito per la lunghezza totale del mio lavoro. Sono all'inizio del giro dispari e da qui inizieremo le diminuzioni nella parte finale del giro. Il giro lo iniziamo come per tutti i giri dispari, quindi lavoro le mie 3 catenelle per il primo punto alto, i due punti alti sui due punti successivi. Lavoro il primo archetto come per tutti i giri dispari con una catenella ed un punto basso nel primo archetto disponibile e gli archetti centrali li vado a lavorare con le 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lavoro gli archetti per tutto il giro 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 6 e 7. Chiudo l'archetto con un punto basso, una catenella di separazione, carico il filo e vado direttamente nello spazio che separa i due gruppi di maglie alte e vado a lavorare i due blocchi di maglie alte. E 3, 1, 2, 3, carico il filo e chiudo il doppio ventaglio. 2 e 3. E abbiamo effettuato la nostra prima diminuzione, vedete? Semplicemente lavorando la catenella e attaccandoci al bordo e lavorando il doppio ventaglio di maglie alte. Voltiamo il lavoro e continuiamo con le diminuzioni. Le diminuzioni le faremo e nel giro dispari e nel giro pari, sempre in prossimità del doppio ventaglio separato dalle 3 catenelle. Per la parte centrale del giro e la parte finale lo lavoriamo semplicemente come abbiamo fatto nella prima parte del lavoro. Quindi con dei punti bassissimi raggiungo il centro dell'archetto, lavoro il doppio ventaglio, uno, due, tre, e vado ad effettuare la mia diminuzione come lavoriamo l'inizio del giro dispari. Con una catenella vado nel primo archetto disponibile e chiudo con un punto basso. Continuo con gli archetti di 7 catenelle per la parte centrale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
parte fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro e per la precisione stiamo lavorando il secondo giro di diminuzioni, quindi siamo sul giro pari. Vi ricordo che le diminuzioni vanno fatte e in andata e in ritorno, sempre in prossimità del doppio ventaglio esterno, mentre dove abbiamo le tre maglie alte, lavoriamo semplicemente gli archetti come per la prima parte. Quindi lavoro il penultimo archetto in questo caso, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, carico il filo. 3 punti alti sui 3 punti alti finali. Volto il lavoro e vado a cominciare il giro dispari, il terzo delle diminuzioni, lavorando le 3 catenelle, 1, 2 e 3, le due maglie alte sulle due maglie alte. Il primo archetto che noi abbiamo sostituito, come potete vedere, con una catenella e una maglia bassa. Gli archetti centrali con le 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fino all'ultimo archetto del giro, dove una volta lavorata la maglia bassa faremo la nostra catenella e andremo a lavorare direttamente nell'archetto il doppio ventaglio finale. Consiglio, per sapere a che punto avete iniziato le vostre diminuzioni, di mettere un marcatore sul primo giro dove avete effettuato la prima diminuzione, che è questo, vedete? Mettiamo il marcatore. Quindi abbiamo lavorato il primo, il secondo e stiamo lavorando il terzo. Andiamo a chiudere anche il terzo giro dall'inizio delle diminuzioni, quindi lavoro nell'ultimo archetto una maglia bassa, faccio la mia catenella di separazione e vado direttamente nell'archetto del ventaglio finale. Lavoro il mio ventaglio con i gruppi di maglie alte, 3, le 3 catenelle di separazione e vado a lavorare il secondo gruppo di maglie alte. Dopo il terzo giro di diminuzioni, riprendete la lavorazione dei fiori esterni. Il primo lo andrete a lavorare alla stessa distanza in cui avete lavorato l'ultimo fiore prima delle diminuzioni. Poi continuerete ogni 11 giri a lavorare il fiore esterno. Quelli collocati nella parte centrale della rete, vi ricordo che vanno lavorati nel giro in corso di lavorazione, sempre sul dritto del lavoro. Ho lavorato ancora qualche giro e vi faccio vedere come lavorare il primo fiore sul lato delle diminuzioni. Vado a lavorare l'ultimo archetto, quindi lavoro le 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lavoro il punto basso. Ok? E adesso una catenella di separazione e invece di andare a lavorare il doppio ventaglio andiamo a lavorare il punto a V per
per lavorare il fiore esterno, il primo sul lato delle diminuzioni. Quindi carico il filo, vado nell'archetto che separa i due gruppi di maglie e lavoro il mio punto V con una catenella, una maglia alta, 3 catenelle ed una maglia alta. Lavoriamo il nostro fiore intorno al punto V e poi riprendiamo la lavorazione del giro seguente. Lavorato il fiore sulla parte esterna del lavoro, andiamo a lavorare adesso il doppio ventaglio di 3 maglie alte. Pieghiamo i due petali, carichiamo il filo e andiamo a lavorare nell'archetto dove abbiamo eseguito il punto V intorno al quale è stato costruito il fiore. Quindi entro nell'archetto e lavoro le 3 maglie alte, una, due, tre. Le 3 catenelle di separazione e le 3 maglie alte per chiudere il doppio ventaglio esterno. E 3. Sistemiamo il fiore, voltiamo il lavoro e ripartiamo con il giro di ritorno. Lavoriamo i punti bassissimi per arrivare al centro dell'archetto. Il doppio ventaglio di maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. E andiamo ad effettuare la nostra diminuzione con una catenella ed un punto basso nel primo archetto dopo il fiore. Ecco qua, vedete? Continuiamo per gli archetti centrali con 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un punto basso per chiudere l'archetto e continuiamo fino a completare tutto il giro. Nel giro di ritorno, lavorato l'ultimo archetto, diamo la catenella di separazione e andiamo a lavorare direttamente nell'archetto che separa il gruppo di maglie alte il doppio ventaglio finale. Quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle di separazione, 3 maglie alte. E 3. E continueremo con le nostre diminuzioni, la lavorazione del fiore a distanza regolare fino ad arrivare a chiudere la punta. Visto che c'è molto da ricordare, il mio consiglio è quello di prendere appunti su come andare a sviluppare la lavorazione. Appuntatevi i passaggi salienti e vedrete che vi sarà più facile procedere nella lavorazione. Per la chiusura, quando avete due archetti, procedete in questo modo. Siamo adesso, io mi ritrovo al giro dispari, quindi lavoro le 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 maglie alte, una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso nel secondo archetto, una catenella. Vado a lavorare il doppio ventaglio nello spazio che separa le maglie alte, quindi 1, 2 e 3.
3 catenelle di separazione, 3 maglie alte. Volto il lavoro. Con dei punti bassissimi raggiungo il centro dell'archetto. Lavoro il doppio ventaglio, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Saltiamo tutto l'archetto centrale e andiamo a lavorare le 3 maglie alte di chiusura dell'altro lato. E 3. E vedete che abbiamo chiuso la punta. Voltiamo il lavoro e andiamo ad effettuare l'ultimo doppio ventaglio, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte, sulle 2 maglie alte esterne carico il filo, il doppio ventaglio nell'archetto del ventaglio finale, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e abbiamo chiuso la punta del nostro scialletto. Prima di spezzare il filo, da questo lato vi faccio vedere come andare a lavorare il laccetto. È molto semplice. Lavoro una catenella, carico il filo un punto alto sulla terza delle 3 catenelle del gruppo di maglie sottostanti. Questo qua esterno. E vado a creare l'archetto dal quale ripartirò con la lavorazione. Lavoro 3 catenelle, 2 e 3, carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro 2 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Praticamente andiamo a ripetere il doppio ventaglio esterno dello scialle. E 3. Voltiamo il lavoro e con 3 punti bassissimi raggiungiamo il centro e ripartiamo. Andremo a lavorare i doppi ventagli fino alla misura che abbiamo stabilito. Vi faccio vedere un altro, 3 catenelle, 2 maglie alte, lavorate nello spazio. Tre catenelle di separazione, 3 maglie alte. E una volta che abbiamo raggiunto la misura che abbiamo stabilito per il laccetto, lavorato, facciamo conto che questo sia l'ultimo ventaglio, andiamo a lavorare il fiore finale. Quindi con dei punti bassissimi raggiungo sempre il centro del ventaglietto. Lavoro 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tengo ferma la decima catenella tra le due dita, vado a lavorare ancora 6 catenelle, 1, 2 e 3 per la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione per lo spazio, carico il filo e nella decima catenella che tengo tra le due dita, vado a chiudere il punto a V con un punto alto. E abbiamo la base intorno al quale andare a lavorare il nostro fiore, che lavoriamo sempre allo stesso modo con 4 catenelle, 2 punti alti doppi sulla prima maglia alta del punto a V, quella che abbiamo in corrispondenza dell'uncinetto. 4 catenelle e vado a chiudere il petalo con un punto bassissimo.
Lavoriamo il secondo petalo, quindi 4 catenelle, 2, 3 e 4, 2 punti alti doppi intorno alla maglia alta. Catenelle per chiudere il petalo, un punto bassissimo intorno alla maglia alta. Con un punto bassissimo ci agganciamo all'altro lato del punto a V, al lato esterno. Ruotate il lavoro per comodità e andiamo a lavorare intorno a questo semicerchio gli altri 3 petali. Quindi 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 2 punti alti doppi, 2 catenelle per chiudere il terzo petalo. Stringiamo un attimino i petali. E lavoriamo gli ultimi 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 2 punti alti doppi, sempre intorno alle catenelle. Catenelle per chiudere il petalo. Andiamo a lavorare l'ultimo, 4 catenelle, 2 punti alti doppi. Catenelle e chiudiamo l'ultimo petalo con un punto bassissimo. Vedete che siamo ritornati nella parte alta laddove abbiamo iniziato. Andiamo a lavorare le 10 catenelle. Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ci andiamo a riagganciare laddove abbiamo iniziato, sulla prima catenella con un punto bassissimo. Affranchiamo il filo e lo andiamo a tagliare e questo è il risultato finale. Dell'accetto. Il lavoro è terminato. Così è come si presenterà il vostro piccolo scialletto. Il mio ha bisogno di essere lavato e bloccato. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi tutorial.